Eccoci qua, siamo sempre nella colombaia dei viaggiatori, quella dove abbiamo effettuato la speratura e dove abbiamo mostrato le nascite. Questi tra l'altro sono gli stessi colombini che avete visto da uova e appena nati. Eccoli qua, 8 giorni circa. Hanno gli occhi che iniziano ad aprirsi al mondo, infatti se vedete cominciano a sbirciare, se magari un po', vediamo un po', ecco, vedi? Cominciano a aprire gli occhi, però diciamo sono ancora abbastanza inetti dal punto di vista dell'indipendenza. Guardate una cosa particolare, i colombi nutrono i piccoli con il latte, viene chiamato latte di colombo, è una sorta di secrezione caseosa prodotta dalle ghiandole del gozzo. E adesso invece a 8 giorni, se vedete un po' contro luce qua, potete già vedere che sì, queste macchie chiare, gialle, diciamo sono il latte, però cominciano già a vedersi i primi granelli di semi, magari molto fini, e l'erba che vanno a cercare in giro. Ecco, questi qua sono una coppia, poi insomma, scorrendo un po' vedete più o meno hanno la stessa età quelli che vi sto mostrando adesso, più o meno a differenza di 1 o 2 giorni, invece questo qui piccolino avrà 4-5 giorni. Ecco, come potete vedere nel gozzo si vede questa specie di giallastro. E questo è tutto un bel pieno di latte. Qui ce n'è uno solo, se vi ricordate quando abbiamo fatto la speratura, c'era il famoso uovo chiaro e uovo fecondo ed è proprio infatti quello che è accaduto. È nato il fratellino e l'altro no. Ultima considerazione, ma poi la vedremo più avanti. Fra 2 o 3 giorni faremo un video in cui verremo qui ad anellare, perché i colombi cominciano a mostrare lo sviluppo dell'ala e quindi sono quasi pronti per essere chiamati per nome. Ah, un'altra cosa, visto che ci siamo, voi qui in fondo vedete che, ecco, facciamo un esempio, cioè un confronto. Questo qui è un nido che un colombo ha fatto e noi lo lasciamo così, anche perché comunque la costruzione del nido è qualcosa che lega la coppia, perché è il maschio solitamente che porta i ramoscelli e la femmina che li sistema, o a volte li sistemano insieme. Comunque, questo qui è un nido fatto un po' con fil di ferro, con pezzi di fascette, ramaglie varie, e lo lasciamo così. Cosa succede però? Che quando nasceranno i piccoli, poi, purtroppo alcuni di questi legni molto grossi, o addirittura i fil di ferro, possono deviare lo sterno, cioè possono far crescere le ossa in maniera differente. Questi non ce l'hanno questo difetto. Allora noi, quando i piccoli sono a 2 o 3 giorni d'età, che quindi ecco tipo quello lì, 4-5 giorni dopo lì, va un po' in base anche allo stato di sviluppo, sostituiamo a tutte le ramaglie della sabbia per gatti. In questo modo i piccoli possono innanzitutto essere più asciutti, perché dovete ricordarvi che i colombini defecano tutto intorno al nido, quindi non se lo fanno tra virgolette addosso, però sporcano molto, e quindi essendo la sabbia per gatti agglomerante, asciugherà il liquido in eccesso, e anche quindi questione di igiene, ma anche di sviluppo delle ossa nella maniera più conforme.